Che bella outfit che ha questa BMW. Elegante, vero? No, No, è bella, elegante questo no. cerchio qua è bello. Posso dire che Sportiva sì, posso dire che mi sportiva sì. piace? Mi piace No, è tanto. bellissima, Mizziga. ma bella tanto. Mizziga. Ma bella tanto. Un bel 330D serie, Io va non con ne le sigle riconosco ti più, però voglio. io, G21, credo. Io pensavo fosse una 5, non ne riconosco No, più. no, serie 3, serie 3. 330D, 265 cavalli del mio amico, storico cliente mio e BMW, Gianluca. Che ci ha prestato il suo bel gioiellino per fare, secondo me, quello che è un test veramente Bene, interessante. questa è una macchina da quanti scavallazzi? 265 di serie. Ok. Ok, per 590-580 Nm di coppia, qualcosa di quel genere. Già decisamente brillante di suo. Però Mizziga, qui che c'è bello. dietro una bella storia, poi ti faccio anche la lista delle modifiche che lui ha apportato e vediamo adesso le varie differenze. Siccome abbiamo la fortuna di poter lavorare sullo scarico in attesa di altre modifiche, andiamo a vedere come fa questa macchina e cosa prende, cosa non prende, stage 1, stage 2 e via dicendo. Va bene, quanti alettoni ha? Non finisco più di guardare Aspetta gli un alettoni. attimo, aspetta un attimo, guarda cosa Guarda, c'è qua. Guarda, minigonne, quanti hai? L'elenco? è la lista delle cose. No, dai. Allora, no, perché Gianluca ha i suoi pezzi estetici, ma c'ha anche quelli veri. Nel senso, guarda l'impianto frenante davanti con la doppia pinza di dietro, cosa ha fatto fare, che spettacolo che è. Quindi non si è accontentato di andare forte, la vuole anche fermare altrettanto forte e Beh, uno che velocemente la capisce, macchina. uno che Esattamente. capisce. Tu calcola che c'ha freni col biglietto elettronico, aspetta il Il telefonino, vigino. faccio scorrere. Ok, buono. Freni AP Racing, modulo TV. Fari laser black line, assetto adattativo, kit estetico, spoiler e minigonne, volante in carbonio, emulatore del contachilometri perché ha montato anche il cruscotto della M, il display, il quadro, strumenti della M, pulsante M1, Ho finito, M2 per ti ho modalità di salvato la guida. vita, Mani, mi devi la vita. Detto questo, che l'80% delle cose che ha fatto ci interessano magari relativamente, quella dei freni e quello che fa al motore invece mi Eh piace sì. decisamente tanto. Allora, quella macchina qui, che è del 2019, quindi ancora Ah, non è mappabile, neanche no, no, è recentissim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 iss
guardale. Guardale. Ma le sedie che usavano. Ma perché si vogliono bene. La parte anziana. No, ma guarda che l'Antonio, quando lui parla, sembra che litighi, ma siccome si esprime in una lingua che non è comprensibile nemmeno per noi bergamaschi più profondi, quando lui fa quel... lui sta parlando normale. Questo è quanto. Arriva adesso sei... Guardala quanto è brutto nel suo bello. Si beccano come Sandra e Raimondo. Sì, esatto. Guardali. Arrivo, aspetta. Guardali. Aspetta che mi metto il microfono. Tengo io. Lo chiamano il nuovo Richard Gere di via, via, via Grumello. Hai visto che titoli? Sbaglio, vi stavate beccando come... Sono arrivato e eravate lì a beccarvi sotto il cofano della... No, è normale, va bene così. Lui non capisce niente, io anche. Che bello. Bene, dai. Ciao, buon lavoro, si fa per dire lavoro per voi. Nel vostro caso si fa per dire. Ok, torniamo al lavoro, quello serio, non quello di quei due. Dicevi 2019? 2019, 40.000 km spende mette tenuta. La mappammo del 2019, una cosa molto tranquilla, una cosa easy. L'abbiamo... è sempre sua? Cioè non l'ha presa da poco, era sua? No, lui l'ha presa nel 2020, ma era mappata già dal precedente proprietario, sempre qui. Lui calcola che fra 520, X5... questa, un'altra serie 3, eccetera, io lo conosco da veramente un paio di vite, BMWista non convinto, proprio quelli tipo stemma M sulle mutande. Sì, Quindi lui solo ed esclusivamente BMW, e ogni macchina che ha avuto, credetemi, la condizione era questa. Allora andiamo a vedere con uno semplicissimo stage 1 quanto era questa macchina. 315 cavalli, 708 di coppia, quindi mostruoso l'incremento di coppia, buono l'incremento di cavalli. Classica erogazione BMW, splendida da vedere, rotondissima ovunque, bene bene. Siccome dobbiamo fare dei lavori appunto sul collettore di scarico, eccetera, abbiamo la fortuna, abbiamo montato un attimo un downpipe per sostituire questo! Leggerissimo! Mamma mia! FAP della macchina, ok?
Così adesso andiamo a fare la prova in attesa poi di rimontarglielo. Andiamo a fare la prova di quanti cavalli ha la macchina in più o in meno, tolto questo. E poi, già che ci siamo, ritogliamo la centralina, mettiamo una mappa estrema, cioè quindi quello che mi viene consentito di mettere se questo non ci fosse, per poi rirullarla. Quindi faremo altre due rullate. Va bene. Sai cos'è questa? Questo, allora, questo qua è il Jiggler. No, questo è la centralina della D-Blue. Ok, bello la D-Blue. Per fare questo test abbiamo tolto anche quella, perché sennò fumerebbe bianco, crateri da tutte le parti di quella roba lì lasciata in giro. Mamma mia. Vabbè. Va bene. Rulliamo così com'è. Questa è ancora lo stage 1 con cui la macchina è stata mappata qualche anno fa, liberata del FAP. Quindi okay, vediamo la differenza. Chiaramente sono dovuto entrare in centralina a spegnere quelli che sono i controlli del FAP, perché sennò una macchina, questa, che alla prima tirata andrebbe in protezione sentendo l'assenza del FAP. Okay. Però quello che è, diciamo, la cavalleria è sempre quella. Così come abbiamo fatto, ti ricordi, per Stelvio, come abbiamo fatto per A3, vediamo quanto incide il FAP su questa macchina a parità di mappa. Dopo invece giù la centralina, bench mode, scriviamo mappa estrema e andiamo a vedere cosa si può fare. Bueno. Rullo. È un vero gioiello, ci ha messo lì una macchinina che è una roba. No, no, bella, bella. Da notare, hai visto anche, nonostante ci sia una mappa, nonostante non abbia il FAP, praticamente, la macchina qua, fumo, questo fa capire quanto è pulito questo motore. Allora, io direi che qui, insomma, il FAP qualcosina ci toglie, perché dai 315 siamo andati a 323, ribadisco, a parità di mappa, e siamo andati a 728 Nm di coppia, valore che comincia a diventare veramente importante, anche perché stiamo parlando di un 3000 monoturbo, qui attenzione, qui in scroll, ma monoturbo, con 728 Nm di coppia. Dalla curva d'erogazione andiamo a notare un piccolo calo qui, un piccolo vuoto, probabilmente dovuto all'assenza di contropressione, attorno proprio a giri abbastanza ridicoli, fra il 1500 e l'incrocio qui, che è 1980, per poi invece essere tutta migliore. Quindi se sulla A3 e sulla Stelvio da soli avevamo visto che il FAP faceva veramente poco, se non poi che andarlo a compensare con quello che è una mappatura dedicata, qui già qualcosina ci dà, perché stiamo parlando di una macchina, a parte che non sono subentrati vuoti particolari, se non quel piccolo lì al bassi regimi, ma poi soprattutto una macchina che ha mantenuto una regolazione bellissima, è andata a prendere 20 Nm di coppia, e anche un bel 7-8 cavalli, quindi quel bestione lì qualcosa in tal senso ci leva. E come, va bene, adesso chiamiamo il buon vecchio, vecchio mica tanto perché è più giovane di me, buono nemmeno, perché se sapete l'origine del soprannome 48 vi viene la pelle d'oca. 48, eccolo qua, arriva. Ciao, e mentre io e te parliamo di altre cose, io gli ho già preparato di sopra un bel filettino estremo. Gli chiedo di togliere la centralina e in pochi minuti in bench mode, i più esperti lo sanno cosa vuol dire, i meno esperti magari è giusto specificarglielo. Quando si fa una centralina ci sono varie modalità di lettura e scrittura, la più gettonata, la più facile, la più comoda è da leggerlo dalla presa di diagnosi. Poi ci sono le modalità definite boot, cosa vuol dire? Che si apre la centralina e con dei pin ben precisi si va a leggere il file. E poi c'è la modalità bench, che è una delle più comode e più sicure in assoluto, dove praticamente ci viene consentito di leggere la centralina dai pin, dei pettini, senza la necessità di aprirla, quindi stra comoda. Adesso lui, come vedete, la sta smontando e fra qualche minuto ci tornerà con la mappa, quella di cui ti parlavo,
installata, pronti alla nuova rullata. Molto bene. A fra molto poco. Tra pochissimo. Voi non me ne accorgerete neanche, torniamo immediatamente. Harry, eccoci, il buon 48, rimonta la centralina dopo quella famosa scrittura che abbiamo descritto prima. Oh, ce l'ha fatta da solo senza neanche guardare le istruzioni. Esatto. Cioè, adesso, una cosa importante di quando si fa una centralina, che può sembrare marginale, magari di un'importanza relativa, la prima verifica da fare qual è? Vedere se parte ancora. Ah, ok, ok, sì. Stavo dicendo se si apre. Io, siccome ho fiducia in 48, chiudo perché tanto la macchina parte. Infatti così è. Ok. Perché potrebbe invece, potrebbe veramente... Oh, basta, intendiamoci, un errore in toccare un punto non simpatico alla centralina, basta un errore sul checksum, che sarebbe la carta d'identità di qualsiasi tipo di centralina, di qualsiasi tipo di microprocessore, basta veramente poco per non farla mettere in moto. Quindi è un lavoro che richiede questo, sia nella lettura, sia nella scrittura, sia quando io sviluppo il software, grandissima attenzione. Ok. Ok. Adesso riventolizziamo il missile di Gianluca e vediamo cosa ci dà estremizzando la cosa. Hai fatto, cioè sei andato giù pesante? Qua sono andato giù piuttosto pesante, come probabilmente non andrei giù in consegna di vettura. È solo un estremo, però è proprio per far vedere la potenzialità effettiva. Discreta. Sei io quasi quasi gliela consegno così invece. Sei contento? Perché tanto così li regge, parliamoci chiaro. Allora, abbiamo tolto anzitutto, prima di andare sui freddi numeri, il vuotino che causava l'eliminazione del FAP, questa piccola carenza di erogazione fino a questo punto. Ok? Perfetto. Abbiamo dato un gran bel po' di allungo, ma passiamo ai numeri. Allora, dai, 315 che avevamo, 707, 273 Nm di coppia, 273 cavalli alla ruota, eravamo passati con il solo montaggio del tubo definito downpipe, quindi il tubo che sostituisce il FAP, il catalizzatore, a 323, 728, di cui 281 che arrivavano per terra. Adesso con la mappa adeguata alle modifiche meccaniche fatte siamo alla mostruosa potenza di 353 cavalli, 777 di coppia, 311 alla ruota. Come vedete, la dissipata è sempre la medesima e lo si vede anche dal grafico. Quindi immaginate, ecco, chiaramente questa macchina con, se avesse ancora il FAP, 353 cavalli e 777 Nm di coppia li reggerebbe di per sé, ma creerebbe poi problemi al filtro antiparticolato. Libero da quel tappo, invece, potrebbe circolare, cosa che non si può fare, potrebbe circolare liberamente senza andare a inficiare l'affidabilità, perché è un motore stratosferico, senza girarci attorno. Bellissimo. Immaginate l'ipotetico 40D, quello col biturbo, dove può arrivare, anche se la copia, la legnata di questo, mi entusiasma tanto. Detto questo, ovviamente, se ci si contenta di questa mappa, la prima, magari la mappa al cambio la si può anche evitare. In questo caso, in questo stage qui, la mappatura al cambio diventa perché stiamo tralasciando un piccolissimo particolare. Esatto. Questo valore di serie è 2,65, per cui è 2,65 e attenzione, neanche 600 Nm di coppia, quindi 100 Nm di coppia in più solo ed esclusivamente con la mappa. Pensate alla potenzialità di questo motore. E hai visto che adesso anche nella rullata di esempio senza il FAP la macchina ha fatto un po' di fumo adesso, a differenza dello stage precedente,
però niente di così estremo da mamma mia non ci vedo più di dietro, tipo uno turbo diesel o un Volvo 780. Qua c'era un 159, ti ricordi di quel ragazzo? Quello, quella allargata, quella sì. Ha fatto un fumo pazzesco. Quella sì. No, impressionante, perché è bella esteticamente e poi il suo motore qui. No, bella esteticamente, poi il cruscotto lì e il volante dell'M2, dell'M3, sì, gli fanno veramente onore. I fari a LED sono una libidine, guarda che roba. E poi lui, addirittura lui mi diceva che è riuscito tramite, quella non è una modifica che ho fatto io perché quella non la faccio, tramite un'app, mi diceva Gianluca, riesce, perché questa è un xDrive, cosa che ci siamo dimenticati di dire prima, tramite un'app e delle varie impostazioni eccetera che è riuscito a far fare, riesce addirittura a trasformarla in posteriore. Non ho verificato nulla di quello che mi dice, ma non ho dubbi su quello che lui mi dice, perché non è uno stupidotto. Bello. Grazie Gianluca per il suo splendido gioiello, grazie a te Marino, Bob, per la fantastica lezione, grazie a te. Ma ci mancherebbe, grazie a voi e grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao, ciao. Grazie.